Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Lo Stadio Olimpico è parte integrante della gloriosa storia dell'antica capitale dell'impero e ospita la Roma dal 1953. Amichevole di lusso tra due squadre che non hanno nulla da invidiarsi l'un l'altra. In un certo senso è quasi un peccato che sia soltanto un amichevole. Vorresti sempre assistere a partite di questo genere. In una stagione non si ha la fortuna di vederne tante. Resta comunque un'ottima occasione per gli allenatori di provare nuovi schemi contro avversari di alto livello. Tutti concentrati e la partita ha inizio. De Rossi, lungo passaggio in avanti, sulla destra. Prova ad andare via con eleganza. La butta in mezzo, gran colpo di testa. E da lì poteva sicuramente chiudere il tiro meglio. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Da lì può segnare, pronto al tiro, apre le marcature. Sono andati al gol con uno scambio veloce e intelligente, bellissima azione. Roma comincia malissimo la gara. Totti. Prova la conclusione. È un grande riflesso qui. Gli lega la gioia del gol. Che palla. Totti. Che gol incredibile. E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario. E questa era davvero imparabile. Un proiettile. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. Si ricomincia da una situazione di parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. La Roma al calcio di punizione. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. C'è l'opportunità per il contropiede. Gioca con un pallone lungo. Pericolo! Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Pallone alto nello spazio. Buona dose di equilibrio in campo, un match che può cambiare da un momento all'altro. C'è la palla lunga, in avanti. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Scodella in avanti. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora.
Possibilità di tiro. C'è il tiro. Lungo in verticale, si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Attenzione, colpisce, bella parata, e anche stavolta niente di fatto. Incredibile, hanno avuto diverse occasioni da gol, ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Cerca la soluzione aerea. Palla in avanti verso il compagno. Provati. Il portiere si oppone. È stato splendido l'intervento del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Preferisce il retropassaggio. A conclusione! Tiro davvero da dimenticare. Con la difesa ben piazzata, lui ha cercato la magia da lontano. Ma magari un'azione ragionata avrebbe avuto un esito migliore. Gioca una palla lunga, se ne va, riceve la palla, cerca, attenzione al tiro, e c'è il gol della Roma. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Una conclusione assolutamente imparabile. Un bel tiro, ha avuto sì un pizzico di fortuna con il rimbalzo sul palo, ma se lo meritava. Conducono con una rete in più degli avversari. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Decidono di giocarla all'indietro. Ottimo il fraseggio. E perde il duello fisico con l'avversario. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Ecco il tiro. Il portiere dice di no. Si esprime in un buon intervento. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cafu si libera alla grande. Bella apertura. Lì può segnare. Prova il tiro. Finalizzazione decisamente infelice. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Ottiene un buon calcio di punizione. Lungo in verticale. Cafu. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere il peccato. Abbiamo assistito a un bello spettacolo, un primo tempo di grande calcio con attacchi vivaci, un solo gol di scarto tra le due formazioni. Breve pausa, si riprenderà con il secondo tempo. Sono trascorsi soltanto 45 minuti, Fabio, e ci sono già tutti gli elementi per inserire questa partita tra i classici da ricordare. E come diceva, cerca la rete. Totti la toglie dalla porta. Il portiere la stava combinando grossa. Tentativo di allungare il gioco.
Vediamo se può capitalizzare. Può colpire. Poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Un passaggio di grande qualità. Ha dimostrato grande visione di gioco servendo il compagno in quel modo. Conti. La mette in mezzo. Buon traversone questo. È la difesa che è stata molto attenta. E il pallone supera la linea, non può arrivarci. Totti avanza verso la porta. Questa conclusione. Ecco il gol! Ecco il gol! Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Niente da fare per la difesa. L'ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa. L'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. E si riparte con due gol di vantaggio. Due gol di vantaggio sono tanti. Ma attenzione, nel calcio può succedere di tutto. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Conti. Interessante azione sulla fascia destra. La crossa in mezzo. Un pallone quasi perfetto ma non abbastanza. La loro manovra offensiva punta tutto sui cross in area. È una strategia efficace, ma credo dovrebbero variare un po' il loro gioco. Può essere una soluzione per i minuti finali, quando cerchi il gol disperatamente. Ma non puoi impostare tutta la partita su un'unica soluzione. Totti! Splendida reazione del portiere! La gioca in profondità. Totti, oggi è andato a segno. Chance, il portiere si oppone. E para ancora. Conti decide di battere corto. Totti, c'è il colpo, grande occasione ma palo. Scodella in avanti, alla peggio nello scontro di forza. L'avversario ha avuto la meglio. Passaggio sulla destra. Qui può partire il contropiede. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Intervento difensivo. Al tiro! Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Lui ci ha provato. Era una grande occasione per loro. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di missa. Discende. Lascia il campo, oggi si è fatto valere ed è entrato nel tabellino dei marcatori. Totti la mette in avanti. Avanza deciso. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Colpisce il pallone. Doveva metterla dentro qui. Lungo passaggio in avanti. Provano a ripartire da dietro. Totti. Ci prova. E c'è il gol. Vantaggio di tre reti.
potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Vantaggio di 3 reti, piuttosto rassicurante direi. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Riceve in ottima posizione, occasione da rete. E il portiere compie una splendida parata. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della